tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Ita97, siamo con il campionato di Nico Hülkenberg, round 15, il Gran Premio di Russia, siamo a Sochi, adesso siamo a 22 punti soltanto da Nico Rosberg, dopo il suo clamoroso ritiro nello scorso Gran Premio a Suzuka. È un campionato che sta diventando sempre più bello, sempre più avvincente e mancano appena 4 gare al termine. Credo, sì, 4 gare. Mancano solo 4 gare al termine. No, pardon, mi correggo. Mancano 5 gare al termine. Perché adesso c'è Russia, poi c'è Austin, Messico, Brasile, Abu Dhabi. Ok, 5 gare. Mancano 5 gare al termine. Ci troviamo in questa situazione. Nico Rosberg 234 punti. Nico Hülkenberg 212. Raikkonen 186. Hamilton 171. Vettel 161. Bottas 150. Massa 105. E poi vabbè, insomma, via via tutti gli altri. Il campionato costruttori siamo comunque quarti. Poche chiacchiere, andiamo con il Gran Premio di Russia. Via! Benvenuti a tutti gli appassionati di Formula 1. Le qualifiche stanno per iniziare qui in Russia all'autodromo di Sochi. È molto difficile prevedere chi arriverà primo oggi a Sochi. Credo proprio che tutti abbiano una chance questo weekend, ma forse preferisco semplicemente non sbilanciarmi. O sei d'accordo anche tu? Non vuoi schierarti, eh? A essere sinceri è difficile a dirsi. Questo è un circuito ancora piuttosto nuovo per le squadre e per i piloti. Avranno dei dati, ma bisogna vedere se daranno più enfasi alle qualifiche o al mantenimento del ritmo di gara. Seconda apparizione nel calendario mondiale di Formula 1 per il Gran Premio di Russia a Sochi, il circuito di Sochi che è un altro circuito costruito, architettato da Herman Tilke e è uno dei più moderni. Adesso c'è quello di Baku, ma insomma prima di Baku c'era quello del Messico, che insomma è quello del Messico è un po' ristrutturato, ma non è proprio tutta quanta opera di Tilke. Questo invece sì, insieme ovviamente la maggior parte, diciamo l'80%, 70% degli autodromi presenti in Formula 1 c'è sempre quello zampino di Tilke, perché è l'architetto di Bernie Ecclestone. Andiamo con quello che sarà il nostro setup di gara. Beh ragazzi, questo è il setup che andremo a utilizzare oggi: aerodinamica 1-1, trasmissione 70-75, geometria delle sospensioni meno 3,50, meno 2 e gli ultimi due lasciate lì così com'è, cioè 0,10, 0,35, sospensioni 8,1, 9,11, gomme 18,0, 18,0, zavorra 11 e serbatoio 6 kg. Questo è il setup che ho utilizzato per la Master League, il setup con cui ho fatto la pole position, la mia prima pole position in Master League, e dunque non vedo l'ora di provarlo anche quest'oggi in questa gara comunque molto molto importante per il campionato. Bagnato, c'è il bagnato adesso, è iniziato a piovere di botto. Certo, questa non ci voleva adesso. No, non sta in pista sta macchina. Thank you.
certo, decimo posto al momento. Non ho posto, ma veramente difficile, molto molto sofferto questo non ho posto, e probabilmente adesso non riusciremo nemmeno più a migliorarci. Siamo comunque davanti a Perez, siamo riusciti almeno in questo, e anche di poco, perché Perez 41 e 2, noi penso che comunque Perez l'abbia fatto con pista più, molto più asciutta, diciamo. Se fossimo riusciti a togliere quel secondo saremmo stati lì comunque, 41 avevamo fatto, eravamo dietro Ricciardo, eravamo sesti, adesso partiremo noni, però vabbè, insomma, alla fine penso che non sia così drammatica la situazione, perché poi in gara, se abbiamo quel secondo lo stesso, riusciamo a recuperare. Rosberg è settimo, quindi comunque noi ci interessa Rosberg, non tanto Hamilton, perché Hamilton vabbè, oramai comunque è più che fuori dai giochi, 70 punti quando li recupera. Niente, a questo punto è finita qua la qualifica, nessuno sta più scendendo in pista, io accelererei il tempo e via, perché oramai è finita, cioè che cosa c'è da migliorare oramai. Quindi finiscono le qualifiche, non ci va bene perché siamo dietro, siamo molto dietro questa volta. Nona posizione, davanti a Perez per soli 9 millesimi. Abbiamo rischiato di finire dietro a Perez per la prima volta in stagione. Vabbè, insomma, non è così male la griglia di partenza, visto che Rosberg è giusto davanti a noi. Andiamo con la gara. Certo, prima o poi dovevano finire queste 4 pole position consecutive. Hamilton sicuramente è uscito subito in pista e ha evitato la pioggia. Buon per lui. Noi abbiamo tardato un po' troppo e l'abbiamo preso in culo. Eccoci arrivati in Russia, a Sochi, affacciata sul Mar Nero, dove questo nuovissimo tracciato è stato costruito per essere uno dei più spettacolari del calendario di Formula 1. Benvenuti al Gran Premio di Russia. In pole oggi c'è Lewis Hamilton. La Mercedes ha dominato durante le qualifiche e con il vantaggio della sua power unit è difficile immaginare che qualcun altro possa ostacolare la sua vittoria nella gara di oggi. Batterlo oggi sarà sicuramente difficile, però può succedere di tutto, quindi dovremo tenere d'occhio gli eventi durante la gara. Ieri è stata una giornata deludente per Fernando Alonso. Partirà in una posizione svantaggiata, ma spera comunque di ottenere un buon risultato. Fernando è bravissimo alla partenza, cercherà di guadagnare posizioni nel primo giro per conquistare subito un posto più adatto a lui. Ci è andata male la qualifica a noi, ma è andata male anche a Rosberg. Quindi non è così male, non è da vedere tutto quanto buttato, perché noi possiamo recuperare e anche Rosberg, insomma, è lì davanti a noi, perciò dai, crediamoci, perché possiamo recuperare, possiamo farcela, dobbiamo finire davanti a Rosberg, oramai non sono tanti i punti da recuperare, l'importante è recuperare piano piano, anche si può provare a, insomma, a batterlo, però certo, recuperarli tutto subito è anche meglio. Vediamo in questa gara cosa riusciremo a fare, noi puntiamo comunque come sempre alla vittoria. Via! Oggi prova a chiudere la gara almeno al sesto posto. Abbiamo Grosjean che ci sta provando all'interno. Sì, abbiamo recuperato tanto in questa prima curva. Ora c'è Rosberg. Siamo settimi, dai.
possiamo superare. Tutte e due. Lunghissimi. Mamma mia, cos'è successo? C'è stato un incidente. Oh, mamma mia, stiamo rischiando come cani. Passato anche Massa. Mamma mia, è successo un macello. Rosberg penso abbia perso tantissime posizioni, ma cioè, ma ci abbiamo provato all'interno, siamo arrivati un po' lunghi. E poi comunque noi dovevamo rientrare in pista. E l'errore, diciamo, è cioè un incidente di gara, eh. È un incidente di gara questo. È un incidente di gara. Certo, noi abbiamo azzardato tanto come adesso che siamo arrivati lunghissimi. Abbiamo azzardato tanto, però era una situazione un po' strana. Poi dopo riguarderemo nel replay cosa è successo. A noi la direzione gara comunque non ci ha segnalato niente, perciò noi continuiamo. Credo che sta macchina c'ha dei freni che fanno veramente cagare, oh. Non gira una sega, oh. Uff, che controllo. Allora, mancano due giri all'apertura della finestra del pit stop. Per il prossimo stint monterai gomme dure. Massa è più lento di te di circa 5 decimi a giro. Tutti e due in un solo colpo. Rotata cattivissima e li passiamo tutti e due. Due piccioni con un proiettile. Adesso abbiamo Raikkonen davanti. Buon giro questo. Ci siamo allontanati anche da Vettel. Ok, abbiamo preso Raikkonen. La finestra del pit stop si è aperta. Stai guadagnando terreno su Vettel circa 3 decimi in più nell'ultimo giro. Via, subito, mamma mia. Che motore. Che motore questo Mercedes, è una differenza clamorosa, ecco perché tengo comunque la macchina molto scarica, perché c'è un motore che parla da solo. Qua l'importante è tenere la macchina, riuscire nell'impresa di mantenerla, di tenerla in pista nelle curve, poi dopo il rettilineo ci pensa lei. Adesso ci manca solo Hamilton. Difficile recuperare Hamilton, però possiamo crederci, dobbiamo crederci. Mi raccomando, fermati ai box a questo giro. No. Porca miseria, no, non ci credo. No, non ci voglio credere. No. No, che errore stupido, ragazzi, non ci voglio credere. No, non dormo stanotte, ragazzi, non dormo più stanotte. Non dormo più stanotte, ragazzi, non dormo più stanotte. Non dormo più. Non dormo più. Subito cerca di portare le gomme a temperatura.
Mamma mia, mamma mia. No, questo è brutto, ragazzi. Questo è veramente brutto, perdere così. Ma poi come cazzo ho fatto a perdere la macchina così? Dai! Cioè, era dritta oramai. È l'ultimo proprio che mi si è girata. Mi va di dal cazzo un po'. Cioè, abbiamo perso tutto quello che avevamo guadagnato. Tutto. E anche di più abbiamo perso. Come cazzo fa a essere superato il limite della pista lì? Abbiamo preso Ricciardo, abbiamo preso Ricciardo, dai! Dai che l'abbiamo preso! Mamma mia, non ci voglio credere. Oh, mo passiamo però, eh? Non ne frega niente. Via, show. Due giri al termine. Ecco Bottas, cerca di sorpassarlo. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Oh, è l'ultimo giro, cazzo. Dai, ce l'abbiamo a tiro Bottas. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non riusciremo a sorpassarlo, mi sa. Dai cazzo! Ah! Affanculo! Ah! Fuck! 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 Mi vengono solo bestemmie alla mente, ecco perché dico solo fuck. Solo bestemmie mi vengono in mente, oh. Porca miseria! Un weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci. Porca miseria. Ah, che errore stupido. Mamma mia, l'avevamo preso perché se eravamo secondi, anche secondi, gli guadagnavamo 12 punti. Cioè era lì, era a tiro Rosberg per la prossima gara. Mamma mia, mi vengono solo parolacce in mente. Che errore da coglione. Errore da coglione. Ero anche il terzo più veloce in pista. Errore da rincoglionito proprio, ma rincoglionito pesante. Mamma mia, oh. Siamo fuori dal podio da... Quante volte eravamo andati a podio consecutivamente? Mi sembra quasi... Cioè, dalla Spagna, da Monaco. Monaco poi... Cioè, mi sembra di sì, eh. Monaco... Sì, da Monaco che andavamo a podio, mi sembra. Poi correggetemi se sbaglio, però
Ah, già in qualifica abbiamo avuto sfiga perché ci siamo beccati la pioggia e non siamo riusciti a fare il nostro tempo. In gara abbiamo rimontato fino al secondo posto, poi dopo, cioè, era l'ultimo giro, poi rientravamo in box, mi è scodata, mi è partito il culo dietro di niente, a proprio l'ultima curva prima di entrare, ho preso quel muretto del cazzo e ho spaccato l'alettone, oh. Mamma mia, poi ai box ho perso almeno 30 secondi, una roba allucinante, passavano le macchine e non mi facevano più ripartire. Incredibile, incredibile, quanto abbiamo perso. In ottica mondiale abbiamo recuperato relativamente poco, 4 punti, ora siamo a 18 punti da Rosberg. Recuperiamo ma troppo poco. Comunque mi correggo perché non sono stato il terzo più veloce in pista, ma il quarto, perché insomma oggi non siamo stati più veloci. Oggi diciamo che il computer era più tosto, il computer era molto più tosto delle altre volte, però dispiace perché anche oggi potevamo arrivare a podio. Vediamo un po' il mondiale, come a questo punto, insomma, Rosberg, sì, come detto, 18 punti, siamo nel 240 Rosberg, 222 noi, e a questo punto vorrei citare il grande Alberto 222, sì, perché siamo lì, con il suo stesso numero al posto dei punti. Chi non lo conoscesse è quello che per poco non vinceva il campionato della Sport, che si è svegliato all'ultimo momento praticamente, in tutta la Sport non ha fatto niente fino a, mi sembra, Silverstone. Dopo Silverstone è ingranato, ha vinto tipo 5 gare consecutive. Vabbè, è un amico, un caro amico che saluto volentieri, ciao Alberto. E niente, gli altri 204 Raikkonen, anche Raikkonen a questo punto recuperato e si è messo nella lotta, non sottovalutiamo Raikkonen perché anche lui adesso, possiamo dirlo apertamente, si è messo lì nella lotta. Oramai mancano 4 gare adesso mancano 4 gare. Raikkonen a 36, Hamilton a 44, Vettel è molto dietro, Vettel è molto dietro, già Vettel non è più in lotta per il campionato, però fino ad Hamilton secondo me possono recuperare, sono lì. I primi avversari siamo noi. In ottica costruttori abbiamo perso abbiamo perso 5 punti dalla Williams, che vabbè, è Perez che fa un punto, due, è normale che la Williams ce le suona se non riusciamo a fare tanti podi. Devo dire che questa gara, veramente, per quanto comunque siamo riusciti a recuperare nel mondiale, è deludente, perché potevamo assolutamente puntare alla vittoria. Hamilton si girava più veloce, ma insomma era lì, insomma potevamo fare secondi. Lasciate un bel like se vi è piaciuto, ragazzi, un dislike se non vi è piaciuto, perché non mi offendo mica. Lasciate un bel commento tattico, ditemi cosa ne pensate di questa gara, che io ci tengo e vi rispondo ovviamente se mi fate qualche domanda, quindi fatemele. Se ne avete, condividete questo video. Da Itami97 è tutto, vi mando un caloroso saluto, un abbraccio potente e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!